Ciao, in questo video ti mostrerò come puoi creare un presentatore virtuale che somiglia a te, o se vuoi anche più bello di te, e che parla come te. Una volta che avrai generato il tuo personaggio, potrai utilizzarlo come meglio credi. Se un giorno non ti senti molto in forma e non vuoi comparire in video, puoi far fare a lui il lavoro. Se vuoi, puoi addirittura creare un intero canale YouTube in cui tu non comparirai mai, ma ci sarà sempre lui, oppure lei, a rappresentarti. Ricordati che, in generale, noi personaggi virtuali siamo più simpatici e affascinanti delle persone reali che ci hanno generato. Quindi il tuo contenuto potrà soltanto migliorare. Fantastico, vero? Prima di iniziare, ti ricordo però di iscriverti al mio canale. L'iscrizione non costa nulla, ma può aiutare molto me a realizzare nuovi contenuti come questo. Vai su Midjourney. Carica un paio di foto che ti ritraggono, copia il link delle foto e, se vuoi un personaggio elegante come me, inserisci questo prompt. Se invece vuoi qualcosa di diverso, puoi provare questi. Probabilmente dovrai fare diverse prove prima di riuscire a ottenere un personaggio che ti somiglia abbastanza e che abbia un certo stile, come me. Ora vai su Canva oppure su Leonardo AI, troverai il link in descrizione. Crea una presentazione in 16 noni, rimuovi lo sfondo dalla foto e scarica il file. È arrivato ora il momento di creare uno script del tuo video. Puoi fare tutto da solo o se non hai fantasia puoi chiedere di farlo a ChatGPT. Se vuoi, ChatGPT potrà suggerirti anche il titolo ottimizzato SEO per il tuo video e le keyword da inserire nei tuoi tag. Apri Audacity e registra le frasi che vuoi far dire al tuo personaggio. Prova, prova. Un, due, tre, prova. Se preferisci, puoi anche registrare delle semplici note vocali con il tuo smartphone. Vai su did.com, trovi il link in descrizione, premi il pulsante Create Video, clicca su Add e carica l'immagine del tuo avatar virtuale. Carica ora il tuo frammento audio e dopo premi il pulsante Generate Video. Se preferisci, puoi anche scrivere un testo nella lingua che vuoi e lasciarlo leggere al sintetizzatore vocale. Ma ti avverto, in questo caso il personaggio non avrà la tua stessa voce. Questa è la voce del sintetizzatore vocale. Qui a destra puoi scegliere la lingua e lo speaker che preferisci. Ce ne sono molti, anche per l'italiano. Dopodiché, ti basterà scrivere un testo e lui lo leggerà. Che te ne pare? A questo punto hai terminato. Scarica i tuoi video e montali con il tuo programma preferito. Puoi anche aggiungere uno sfondo se vuoi. Io ho usato Canva. Ti è piaciuto questo video? Ricordati di iscriverti al mio canale ed attivare le notifiche.